Quando vado? Simone? Tra poco ti portiamo. È il mio turno? Il tuo turno secondo me farai un... ho già paura, ragazzi. Che botto, c'è botto proprio che stai... vado a casa, prendo i miei panni. Secondo me stenderei tutti perché ho avuto un'idea pazzesca. Non dirlo! Che non sei voce gatto finché non è nel sacco. Finché non è nel sacco. Io ho l'ansia, mi dai un antidoto? Ma va, l'antidoto. L'antidoto e balliamo. Aiuto, mi vedono. Relax, neghe vita. I bianchi usciti da un manicomio. Stai andando giù? Io sto andando giù. Ciao. Ti lascio. Ciao. Quando io italiana, i primi soldi che ho fatto a casa, per aprire i soldi.
soldi per casa, abbiamo proprio la mentalità, ci ha voluto ma la casa non è e così infatti non ho fatto nulla per tutto. Oggi, dopo di infatti, cosa mi mancava? La seconda casa, l'altra, quella della mia. E 2 mesi fa ho deciso di andare a cercare la casa della mia. E quindi ho invece ho la cripta, la cappella, l'edicola, la mia. Sì, però allora lui a Bologna, forse tu lo conosci, abbiamo la Certosa, che è un cimitero grandissimo. Io 2 mesi fa ho deciso di andare a vedere se c'era un posto per un appunto. Io l'ho fatto per la cappella di famiglia, Franchi. Ci sono, esisto anch'io. E dove la vado a cercare? Ho preso belli, non so come si chiamano, quei macchinini elettrici, con il funzionario del cimitero. E io voglio andare nella zona proprio della. Ci sono le famiglie importanti. Abbiamo trattato proprio con il coltello e alla fine sono arrivato a 12 posti. E la sua costruzione di marmo, con tutto un ruscello, con tutto l'architetto che mi fa le case, gli ho detto che devi fare una critica per essere la più bella possibile. Ma se non ci penso io, ci penso. Non è mai presto, perché la moto è dietro l'anno. Ma ci tengo. E ero lì, mi è venuto in mente che mia mamma mi aveva detto che mio padre, non Franchi, quell'altro, era sepolto in aspetto come io mi chiamo Franchi, ma a 11 anni sto perto come padre era un altro che mi ha fatto. Mi va anche bene perché Elisabetta Franchi suona bene. Quell'altro cognome forse non l'avrei messo. Assolutamente, il cognome sì. Un malissimo proprio nel testo. Non può fare, quindi nel male c'è sempre il bene, vedi che mi è andata lì, proprio lì, fortunissima. E mi ricordavo che era io, gli ho detto, signore, sai che è? Io sono un quell'altro, col cognome che non ho mai conosciuto, che sto per 15 anni, che non ho figlio di Franchi, che non ho detto un po'. E mi ha detto, come va nel camminare? Sì, è qua, quindi mi importa. Arriviamo, come si chiamano i loculi, quelli in alto, sì, come scale, sì. Prendo la scala e mi dice quello, quindi terzo piano, salgo sulla scala e lo prendo. E mi faccio la cosa proprio, quindi, c'era ma mi è venuto fuori proprio così, perché io non l'ho mai considerato. C'era la foto, dopo la foto. Ma l'ho guardato e ho detto, e allora mi dica sotto, dicevo, ma Sabrina non mi messo in Milano. Ma dai, uguale a Lione, mio figlio, ma dai, sì, uguale. E la madre mia sorella, perché ne siamo in 5, 2 appartengono a un padre lì, che era playboy a Bologna, che condava ai figli. La mamma mia sorella mi dico, ho trovato come se potevo trovarne. Lei mi chiama e mi dice, ma sei fuori? Non credo perché. Ma è bruttonatissima. Però credo sia andata bene, no? È andata bene. È andata bene. Dov'è la camera? È andata bene. Wow. Guardate, il Four Seasons sono sempre una baita. Sono già in montagna, ragazze. Una baita, guardate. Scusate. Corro.
guardate che sto facendo un'altra cosa. Vabbè, sono le 9:00, 21:36, ho detto adesso. Sto lavorando, mi sono fatta la doccia e poi ne avrò per 2 orette. Sono al Four Seasons, dove ieri ho rubato i bicchieri. Devo ancora cenare, adesso cenerò. Sto lavorando e quindi ricordatevi sempre che dietro al successo c'è sempre devozione, impegno, sacrificio, passione e equilibrio. E poi vi volevo ringraziare perché mi avete scritto veramente in tanti sull'intervista ieri sera, tutti i messaggi. Sono contenta perché a volte magari si ha paura di non riuscire a trasmettere determinate cose. È arrivata la cena. Liz, prego, venga. Stavo facendo un video. Poi c'è da dire, se non è live questo, cioè sono le 21:40, mi è arrivata la cena in camera, adesso, camera. Sono sola e ovviamente non rinuncio a un buon bicchiere di vino rosso della mia terra, senza nulla togliere alle altre regioni, però se non nasce randaggio, muore randaggio. A me piace il vino rosso della mia terra. E no, veramente grazie ancora per i bellissimi messaggi, ma soprattutto sono molto soddisfatta perché quando sei in diretta si ha sempre paura di non riuscire magari di dare un'impressione diversa, e invece credo di essere riuscita a dire e apparire per quello che sono, e questo per me è una grande vittoria. Vabbè, buona serata.